Presentiamo quest'oggi Ho perso il filo, dal 21 novembre all'8 dicembre, di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli, regista Cristina Pezzoli. Angela ritorna al Manzoni dopo due grandissimi successi, nel 2013-2014 ricorderete la scena con Maria Emilia Monti e Stefano Annoni, e l'altro grandissimo successo nel 15-16, Calendar Girls, esatto, commedia molto corale. Al contrario di quelle commedie, soprattutto dell'ultima, che era una commedia molto corale, in questo caso Angela è in scena, è una sorta di monologo, ma non sarà in scena da sola, come ben vedete, ci saranno sei creature con lei, sei creature del labirinto, perché in effetti Angela si troverà a Creta, nel labirinto, e poi ci racconterà lei cosa succederà in questo labirinto. Io ricordo, prima di passare la parola ad Angela, che alla fine della conferenza stampa abbiamo un catering molto particolare, perché come credo ormai tutti sapete, cerchiamo di abbinare il catering un po' al tema dello spettacolo che è in scena. Quindi carne umana. Quindi Pipino Tauro, che viene sostanziato da Angela, è stato fatto a fette, e quindi gusteremo braciole di Minotauro. No, a parte la battuta, in realtà abbiamo un catering d'eccezione, lo devo leggere perché se non sbaglio abbiamo, ovviamente il tema è la Grecia, visto che parliamo del mito, boh, si mangia sempre le stesse cose in Grecia, e vediamo in questo caso se sarà così, e olive. Vediamo se sarà così. Dato il mito di Teseo e Arianna, insomma, bisogna assolutamente essere a tema. Questo ristorante di Milano si chiama Vassiliki Cucina, che è veramente un gioiellino, e insomma non dico di più perché poi al catering potrete anche chiedere informazioni direttamente a loro. E io niente, passerei la parola ad Angela, che magari ci racconta brevemente questa scena. Molto brevemente, perché con questo catering da provare io sarei succinta e arriverei a dunque. Comunque, innanzitutto volevo intanto che si presentassero i miei compagni, che loro dice sono ballerini, ballerini è un termine riduttivo, per cui noi non parliamo. Vabbè, il nome ce la facciamo a dirlo. Ciao a tutti, sono Antonio, vengo da Benevento. Ciao Giacomo, da Roma. Ciao, sono Filippo, da Siena. Angela, ho smesso di farlo. Ciao, sono Alessio, vengo da Brindisi. Ciao, sono Alessio, vengo da Siracusa. Ciao, sono Alessandro, vengo da Catania. Oh là. E quindi cosa devo raccontare, più o meno un pochettino? Io non vedo tutti, sto un po' così, va, così vi vedo il viso. E lo spettacolo, praticamente un po' questo, poi a raccontare gli spettacoli sembra abbastanza noioso, poi questo in particolare. Per me è proprio da vedere. Comunque, io parto con un input che basta, devo fare una cosa diversa, perché i miei figli dicono che faccio sempre le stesse cose, hanno ragione. Farò un personaggio diverso, farò Teseo, un eroe quindi, che rischia la propria vita per salvare il mondo. No, io faccio sempre personaggi la stralunata, maldestra, per cui faccio questa presentazione, questo prologo al pubblico, dopodiché varco il sipario, passo dall'altra parte e invece che trovare in maniera rassicurante la mia scenografia, le persone eccetera, è come se io cadessi in un tombino veramente del labirinto di Cnosso, dove trovo un muro che parla, mi fa delle domande, mi giudica, sì, mi fa proprio le pulci, e sei creature che sono vivono in questo posto e mi porteranno come in una sorta di gioco dell'oca in tante tessere, in tante tabelle, dove mi dimostreranno che quello che io raccontavo prima, voglio essere un eroe, posso farlo perché ho fatto 40 giorni di prove, in realtà non è vero, perché l'eroe che pensavo io è un eroe che praticamente muore alle 10, ma alle 10 e mezza va al ristorante, perché lo sto facendo in teatro. Loro mi dicono no, allora tu vuoi essere un eroe, dimostraci nella tua vita dove sta il tuo eroismo. E in realtà mi fanno fare una specie di curriculum di figure di merda dove viene fuori la mia mediocrità. E in questo percorso poi mi porteranno ad incontrare il Minotauro. E lì non si può dire, perché alla fine è scioccante, eccetera. E quindi io riscriverò il mito. Per cui è un viaggio un po' misterioso. Per
però è anche una festa, lo spettacolo finisce in una maniera molto giocosa, e verrebbe anche voglia di ballare se non fosse che uno è seduto tra il pubblico, come reazione che abbiamo avuto fino adesso. Più o meno questo è quanto, si capisce il giusto, ma è così. Per parlare di loro, le coreografie sono un po', vabbè, parlare adesso lo dicono loro, sono state fatte da Hervé Cubi, che li ha massacrati, ma sono ancora vivi. Che qualcuno dice qualcosa delle vostre coreografie? Allora, il coreografo è Hervé Cubi, come ha detto Angela. Guarda, non ti vedo, Allora, il coreografo è Hervé Cubi, è un coreografo internazionale. Allora, lui ha saputo prendere da ognuno di noi il meglio. Noi veniamo da stili differenti, dal breaking alla ginnastica alla danza, e lui ha usato vari stili, dalla capoeira, come abbiamo detto, alla danza contemporanea, al breaking, alla ginnastica. Li ha messi insieme, anche stili molto discostati tra loro, facendolo risultare una cosa molto omogenea. I ballerini sono così, dicono una cosa e poi finiscono, punto, va bene? Oh, ecco. No, nel senso che queste all'inizio, quando uno spiega, dice: ma com'è questo spettacolo che c'è lei che chiacchiera e poi c'è la danza, sarà una palla? No, in realtà poi le cose si sono fuse, perché loro portano avanti la storia anche loro, e quindi io la porto avanti con la lingua, che non sembra bene detto così, e invece loro lo portano avanti con il corpo, ecco. Allora, Alessio Spirito, Alessandro La Rosa, Alessio Bianca, Giacomo Buffoni, Filippo Pieroni, Antonio Lollo. Grazie ragazzi. Teseo, sì, si offre come pietanza volontaria e parte con altri 13 del menù alla volta di Creta. Ti piaceva fare innamorare? Sì, 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 tantissimo. E perché non lo fai più? Beh, non lo so perché non lo faccio più, ma non so, la paura del rifiuto, la paura del non rifiuto, cioè, ma se per disgrazia uno non mi rifiuta, cioè, ma io non mi ci vedo nuda con un estraneo, cioè, cosa faccio, lo porto a visitare il luogo come a Pompei? Qua dove vedete rovine abbandonate, un tempo era un attivissimo brulicare. L'ultima volta che un uomo ti ha guardato con desiderio erotico? L'altra mattina, però non gliel'ho comprato il folletto, eh? Sì, sì, sono buone le orsoline, anche un po' cattive però, eh? Ma solo se facciamo dei peccati. Sì, c'è la lavagnetta. Suor Tecla scrive i nomi dei cattivi sulla lavagnetta. Io non grido, non spingo, non picchio, sto attenta composta, non rido sguaiata, ma rido ordinato. Noi siamo una bomba mondiale, perché siamo una cosa nuova. Noi saremo quello che è stato Einstein per la scienza, Michelangelo per l'arte, Topolino per i topi. Sì.